Il termine magia si può assumere secondo molti significati. Secondo il più comune, il proprio e il più proprio. Nel primo caso, esso indica ogni genere di scienza e di sapienza. Nel secondo caso, indica la scienza naturale, ossia la conoscenza delle cose naturali in generale. Nel terzo caso, indica la sapienza, la quale comprende tre generi di scienze reali, insieme a tre generi di scienze morali e a tre generi di scienze razionali. Nel quarto caso, infine, indica un mondo formato da tutti questi generi, o dalla maggior parte di essi, insieme alla facoltà di conoscere ed operare mirabilmente. E questo si fa in due modi, o da sé, o con il concorso di un altro mezzo, il che a sua volta avviene in tre modi, ossia mediante cose superiori, uguali o inferiori, e ciò secondo quelle diverse circostanze osservate e comprese nei 10 significati con i quali si designa il mago. Noi intendiamo qui la magia secondo il significato che abbiamo definito più proprio. È triplice, divina, fisica e matematica, e così essa deve essere considerata secondo un duplice punto di vista, o dal punto di vista soggettivo della scienza e della conoscenza, e sotto questo rispetto essa è assolutamente semplicemente buona, oppure per l'uso oggettivo che ne può fare il sapiente, e sotto questo rispetto può essere talvolta buona, talvolta malvagia. Tuttavia non possiamo considerare la malvagia dal punto di vista della scienza propriamente detta, poiché la scienza in quanto scienza è sempre buona, sotto ciascun rispetto e per sé. Possiamo tuttavia considerare la malvagia dal punto di vista della scienza comunemente detto, ossia di una conoscenza particolare, in quanto è contratta ad una materia specifica e singolare, ed è per questo motivo che in natura avvengono prodigi, non certo dal punto di vista della natura.
assumere secondo molti significati. Secondo il più comune, il comune, il proprio e il più proprio. Nel primo caso, esso indica ogni genere di scienza e di sapienza. Nel secondo caso, indica la scienza naturale, ossia la conoscenza delle cose naturali in generale. Nel terzo caso, indica la sapienza, la quale comprende tre generi di scienze reali, insieme a tre generi di scienze morali e a tre generi di scienze razionali. Nel quarto caso, infine, indica un modo formato da tutti questi generi, o dalla maggior parte di essi, insieme alla facoltà di conoscere ed operare mirabilmente. E questo si fa in due modi, o da sé, o con il concorso di un altro mezzo, il che a sua volta avviene in tre modi, ossia mediante cose superiori, uguali o inferiori, e ciò secondo quelle diverse circostanze osservate e comprese nei 10 significati con i quali si designa il mago. Noi intendiamo qui la magia secondo il significato che abbiamo definito più proprio. Divina, fisica e matematica, e così essa deve essere considerata secondo un duplice punto di vista, o dal punto di vista soggettivo della scienza e della conoscenza, e sotto questo rispetto essa è assolutamente e semplicemente buona, oppure per l'uso oggettivo che ne può fare il sapiente, e sotto questo rispetto può essere talvolta buona, talvolta malvagia. Tuttavia non possiamo considerare la malvagia dal punto di vista della scienza propriamente detta, poiché la scienza in quanto scienza è sempre buona, sotto ciascun rispetto e per sé. Possiamo tuttavia considerare la malvagia dal punto di vista della scienza comunemente detto, ossia di una conoscenza particolare, in quanto è contratta ad una materia specifica e singolare, ed è per questo motivo che in natura avvengono prodigi, non certo dal punto di vista della natura in assoluto ed universalmente, ma dal punto di vista di questa o quella natura particolare, in questo o in quel particolare sostrato. Si muove, o Asclepio, non si muove forse in qualcosa e per effetto di qualcosa? Certamente. E non è necessario che ciò in cui tale mobile si muove sia più grande? Sì, che è necessario. Allora, il motore è più potente dell'oggetto mosso? Lo è, effettivamente. Ed è necessario che ciò in cui quest'ultimo si muove abbia una natura opposta a quella del mobile? Sì, e come?
poiché il Demiurgo creò l'intero cosmo non con le mani, ma con il Logos, concepiscilo dunque come presente e sempre esistente, creatore di tutto e uno solo, che ha plasmato gli esseri per la sua volontà. Questo infatti è il suo corpo, che non si può toccare, né vedere, né misurare, che è privo di dimensioni e che non somiglia a nessun altro corpo. Infatti non è né fuoco, né acqua, né aria, né soffio, ma tutte le cose derivano da esso. Essendo buono in effetti, il Creatore non ha voluto dedicare questa offerta soltanto a se stesso, né adornare la terra solamente per sé, bensì ha inviato qua giù l'uomo quale ornamento del corpo divino, un vivente mortale come ornamento di un vivente immortale. E il cosmo supera i viventi in quanto è sempre vivente, ma l'uomo supera anche il cosmo per la ragione e per l'intelletto. L'uomo infatti divenne spettatore dell'opera di Dio, si meravigliò e prese a conoscere il Creatore.